Un'altra funzione molto interessante è la velocità di scorrimento, che regola proprio la velocità di scorrimento sul nostro monitor. Quindi andremo a regolare tramite le nostre opzioni quelle che sono le varie funzioni della velocità di scorrimento, regolando da lenta a ultra scroll. Ovviamente con ultra scroll vedete che il monitor va più velocemente, mentre regolando invece su lenta il monitor rallenta la sua velocità. Qual è la differenza? Ecco, ovviamente regolando il nostro monitor molto veloce, tutte le marcature le vedremo con degli archetti molto lunghi, mentre invece se regoleremo la velocità di scorrimento in modo lento, le marcature saranno molto più strette. Io consiglio sempre di decidere come utilizzare il nostro monitor in modo e maniera che nel tempo avremo un aiuto nel riconoscere le marcature. È ovvio che se ogni giornata e ogni uscita noi regoliamo queste impostazioni in modo diverso, ci verrà più difficile riuscire nel tempo ad acquisire quell'esperienza per riconoscere le marcature, perché vedremo sempre delle marcature, degli archetti dei pesci in modo molto diverso. Cercando invece di mantenere le impostazioni molto simili da una giornata e l'altra, ci verrà più facile riconoscere la marcatura. Questo è un tipo di opzione che è molto soggettiva, quindi non c'è una preferenza assoluta nel regolare la nostra funzione della velocità di scorrimento. Dobbiamo decidere in modo soggettivo come decidere di regolarla. In questo caso, per esempio, abbiamo una marcatura con la velocità di scorrimento lenta. Qui c'è una serie di branco di dentici con tutta una serie di marcature, di individui che si trovano sotto la nostra imbarcazione, e vedete che gli archetti sono molto più stretti rispetto a questo tipo di marcatura, dove invece sono sempre dentici ma gli archetti sono molto più lunghi. In questo caso ovviamente abbiamo utilizzato una velocità di scorrimento molto veloce.